posso usare questo? Sì, se... Dove vuoi? Pronto. Un file opportuno. Dovrebbe funzionare. Allora, salve, mi chiamo Giancarlo Corelli, io ho un problema, non riesco a stare fermo quando parlo, per cui ho questa cosa qui, spero che funzioni a distanza, se no ogni volta vado e torno. Dunque, ho messo questa cosa qui, ho finito ieri sera, perché stiamo lavorando su un progetto, sapete che sono i bandi che serve, per i progetti industriali, e stiamo cercando di fare, di mettere a punto una cordata che segue un progetto sempre all'interno dei bandi PON, che si è concluso due anni fa, che aveva come oggetto molto puntato al controllo di servizio. Progetto che è, come dire, si è svolto in tre anni, abbiamo terminato, si è svolto con successo, con l'idea di mettere giù un partenariato che fosse sperimentato su una idea che comunque ancora ha diversi risvolti, diciamo, di innovazione. L'obiettivo in questo caso è aumentare la scelta del prodotto in genere, quando abbiamo a fare con un prototipo fresco siamo sempre nell'ordine dei giorni, settimane, mesi in qualche caso, ma quando parliamo di prodotto pericolo fresco a contenuto di servizio, che vuol dire spesso pelare, tagliare, togliere quello che non serve eccetera, stiamo parlando quasi esclusivamente di giorni. E anche il concetto di aumentare la shelf life in realtà è un concetto abbastanza dibattuto. Aumentare la shelf life non vuol dire avere roba di plastica che dura 20 giorni, diciamo, necessariamente, e naturalmente il durare dipende dal carattere che noi andiamo a considerare come importante, perché se, come dire, la carica microbica questo è un aspetto, l'aspetto esteriore questo è un altro, se io guardo, non lo so, un'insalata e la vedo impunita o comincia a diventare, come dire, a dissolversi all'interno della busta, non dà una grande impressione. Però probabilmente, anche se l'aspetto è molto buono, che sta succedendo dentro in termini, non so, di valori nutrizionali, di attività antiossidante, di contenuto di vitamine, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di shelf life è molto aperto. Tra l'altro, adesso senti, ti sei un po'. Ah, mi devo fare camminare. Allora mi metto dove mi devo mettere. No, metti qua. No, dai, proviamo. Il concetto di shelf life, vuol dire, è un discorso abbastanza aperto, per cui nel momento in cui io ho, come dire, una vita commerciale di 8 giorni e arriva all'ottavo giorno proprio risicato, come suol dirsi, è una cosa. Se io invece ho una vita commerciale di 8 giorni, ma potrei benissimo arrivare a 20 giorni, all'ottavo giorno ci arrivo come nuovo, diciamo, dal punto di vista della qualità del prodotto in relazione all'attributo che mi voglio prendere in considerazione. Naturalmente tutto questo è in qualche modo legato poi ai vari segmenti della produzione, quindi a cominciare dal genotipo fino poi a quello che è l'aspetto, come dire, di mercato, e naturalmente in tutto questo io faccio riferimento a uno scenario che è l'intorno in cui coltivo, che sono i consumatori con cui mi rapporto, e quindi tutto ciò che in qualche modo può rappresentare un vincolo o il desiderato, diciamo, del mio prodotto, no? Quindi un discorso legato alla biodiversità, un discorso legato alla sostenibilità, oppure in termini di priorità, se io prediligo avere, non lo so, maggiore qualità organolettica non necessariamente, ma a scapito magari dell'aspetto esteriore, eccetera, eccetera. Così si sente meglio, vediamo di risolvere questo problema. Per cui ho pensato di iniziare con questa slide che è appena, come dire, preparata, perché secondo me esprime bene quelle che sono le sfide nel momento in cui si parla di post raccolta o del prodotto fresco dal quale o del prodotto, come dire, minimamente processato, detto anche di quarta gamma. Questo è il titolo dell'argomento che mi è stato affidato oggi, e in realtà è come dire, abbastanza ampio. Infatti ho detto mi tengo il computer, anziché una sola presentazione, così possiamo eventualmente spaziare in relazione alle esigenze.
E comunque questa presentazione può durare anche 3 ore, volendo, per cui diciamo in ogni caso cercheremo di andare leggermente più veloce di quello che è. La cattiva notizia è che questa è più o meno l'unica slide in italiano. Il resto sono più o meno in inglese, tranne qualcosa, però non credo sia un problema, anche perché comunque al di là del fatto che più o meno sono concetti abbastanza semplici, l'inglese lo conosciamo più o meno tutti, e in ogni caso comunque ci sono poi. E comincio con una cosa importante. Importante perché questa è mia figlia Silvia, che allora aveva 2 anni, quindi diciamo, è uno dei rari momenti in cui mia figlia Silvia mangiava un prodotto ortofrutticolo. E come dire, ci sono alcuni aspetti in questo sguardo che sono impagabili in termini di aspetto edonistico nel consumare ortofrutta, perché al di là del fatto che fa bene, al di là del fatto che è utile, eccetera, la cosa che io ritengo importante è che mangiare un prodotto ortofrutticolo è un'esperienza sensoriale, cioè proprio il fatto che sia succoso, che scoli il succo, eccetera, eccetera, è una cosa che in qualche modo, in termini di caratteristiche organolettiche, aroma, eccetera, è un'esperienza che secondo me vale qualsiasi altro aspetto legato alla nutrizione, legato all'apporto calorico, eccetera, eccetera. E questo secondo me è uno degli aspetti importanti del tener conto quando aveva a che fare con ortofrutta. Io vi volevo mostrare questa cosa qui, non so se parte. Per il tuo benessere ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura di 5 colori. Se non riesci a mangiare sempre, sostenimi i colori della salute. Integratore per le tue difese, per la salute delle ossa, per la tua energia fisica e mentale. Allora, il concetto è questo. Mangiare la frutta è buono, fa bene, eccetera, ma se non ti vuoi prendere il fastidio... D'accordo. È chiaro? E secondo me è un discorso molto molto pericoloso, cioè questo passa, a dire la verità, a un certo punto il gran giurì della pubblicità l'ha bloccato, perché aveva, però poi sono riusciti a rimetterlo perché hanno detto la frase mangiare la frutta fa bene all'inizio. Però il concetto che passa e sul quale molti consumatori sono molto sensibili è che mangiare la frutta è fastidioso, occorre una preparazione, e qui i vantaggi per i tutti. Perché ripeto, tra i vantaggi della frutta, quello che passa, frutta, ortaggio, quello che passa molto è l'aspetto nutrizionale, funzionale, che è importantissimo. Il concetto sensoriale del consumo dell'ortofrutta si dimentica, mentre secondo me è uno degli aspetti importanti. Questi sono dati, non sono nuovissimi, però abbiamo un fatturato di oltre 2 miliardi, che è il doppio del fatturato dell'ortofrutta in contenuto del servizio, legato a questo tipo di integratori, solo per quanto riguarda tutto ciò che passa attraverso i negozi che non sono specializzati, poi c'è tutto il resto, ed è in aumento. Chiaro, questo è a mio parere uno dei concorrenti principali sul mercato dell'ortofrutta, perché fa leva su un discorso molto particolare: valore nutrizionale e pigrizia del consumo, o chiamiamola pigrizia, ma in realtà è mancanza di tempo, mancanza di voglia, mancanza di consuetudine. Naturalmente, come dire, cercare di rispondere colpo su colpo significa naturalmente conservare tutto quello che secondo me è l'aspetto importante, che è l'aspetto edonistico nel consumo di frutta e ortaggi. Cioè, mangiare frutta e ortaggi è una cosa buona, fa piacere. Però bisogna rispondere poi sul discorso del servizio, cioè rendere l'uso sempre più, fra virgolette, comodo, sempre più, come dire, non dare alibi al consumatore che non ha tempo, e quindi non lasciare non occupato quello spazio all'interno del quale pesca quel tipo di intervento promozionale. E quindi, come dire, tutto ciò che in qualche modo aiuta
il consumo, quindi aggiunge servizio. Diverse volte sono stato posto, come dire, nella situazione di dover rispondere a domande della serie: ma è uguale? Il valore nutrizionale è lo stesso? Si perde niente? In linea di massima si perde una velocità di degradazione all'interno, ora vedremo qualche slide, diciamo, in cui si fa il punto della situazione, però la velocità di degradazione in un tessuto, tra virgolette, danneggiato, in cui fondamentalmente sono state operate dei tagli, delle ferite, naturalmente è molto più alta in termini di velocità che un prodotto intatto. E quindi è molto probabile che il contenuto in vitamine, il contenuto di antiossidanti, eccetera, possa diminuire. In realtà io rispondo spesso anche con una provocazione. Voi sapete che qualsiasi stress applicato a un tessuto vegetale mette in moto un meccanismo legato al metabolismo secondario, per cui ci stanno una serie di altre cose che per cui apparentemente, o meglio, tanto da essere mentali, qualcosa ve la mostro. Un tessuto che è stato tagliato in una prima fase ha un'attività antiossidante più alta di un tessuto che non è stato tagliato, perché c'è tutta una serie di attività che portano a sintesi fenoliche quasi sempre, che quindi non fanno altro che aumentare l'attività antiossidante. Per cui paradossalmente un prodotto tagliato ha un'attività antiossidante maggiore dello stesso prodotto, ma sto parlando proprio dello stesso, che non è stato tagliato, abusato, diciamo, dal punto di vista meccanico. Ma secondo me sono sottigliezze che non sono molto importanti. Cioè, se io vado a vedere come varia il contenuto di vitamina C in un prodotto in relazione, per esempio, alla varietà, in relazione alle tecniche colturali, o semplicemente in relazione al fatto che sia stato consumato dopo la raccolta o dopo 20 giorni della raccolta, ci sono variazioni molto più ampie di quello che può essere la variazione tra quel prodotto e lo stesso prodotto tagliato. Quindi se io mi devo porre il problema ma se io lo mangio così perdo il 20%, il 10%, qualche volta guadagno, in realtà, come avevo detto, è un discorso che secondo me non porta da nessuna parte. Cioè, quello che dico io è: tutti vorremmo mangiare la frutta buonissima raccolta dall'albero senza trattamenti, eccetera, ma spesso non è possibile. Se per far mangiare la frutta a mio figlio vabbè, ormai sono grande, diciamo, però e devo fare questo perché se lo porto a scuola, perché riesco a... va benissimo. In ogni caso, se riesce ad acquisire il concetto che il consumo di ortofrutta soddisfa un bisogno sensoriale, e questo è l'obiettivo principale, poi che sia tagliato, che sia, come dire, col 20% di vitamina C in meno, se ne mangia 100 grammi di più. Allora, cominciamo un po' da più dietro, ovviamente sono quelle slide che non servono, però la definizione di prodotto di quarta gamma è quel prodotto fresco, quindi questa è la cosa importante, su cui praticamente è stato tolto quello che non si mangia, che in ogni caso può rappresentare un problema in termini di preparazione, fino ad arrivare a un prodotto finale che è 100% edule, e può essere consumato in maniera molto semplice. La cosa importante da tener conto è questo: il prodotto di quarta gamma è un prodotto fresco, che continua a essere fresco, quindi qualsiasi tipo di intervento che si fa fa mantenere un prodotto fresco, e naturalmente va in un imballaggio, perché ci sono una serie di problemi di tipo igienico-sanitario, ma anche, come dire, di garanzia da parte di chi prepara. Io l'ho preparato in un certo modo e arriva al consumatore così come l'ho preparato io. Non c'è più nessun altro che l'ha toccato o ha fatto qualche altra cosa in maniera tale. Naturalmente, quella barriera, che è quasi sempre un film plastico o una vaschetta con un film plastico, che crea, come dire, la separazione tra il prodotto che ho preparato e quello e il mondo esterno, in realtà mi andrà a determinare tutto quello che potrebbe e dovrebbe accadere in termini di scambio fra lo spazio di test, si chiama, cioè dove si trova il prodotto, e il mondo esterno. Quindi questo significa metabolismo gassoso,
e quindi tutto ciò che quel metabolismo gassoso andrà a significare in termini poi di atmosfera che noi chiamiamo modificata. Perché? Perché il prodotto respirando consuma l'ossigeno, produce l'anidride carbonica e man mano che le differenze tra interno ed esterno aumentano, aumenterà la quantità di ossigeno che entra nell'imballaggio e la quantità di anidride carbonica che esce dall'imballaggio. Fino ad arrivare a un equilibrio, tutte le situazioni arrivano a un equilibrio, questo equilibrio può essere buono per il prodotto o cattivo per il prodotto. Quindi questo vuol dire progettare un imballaggio per un prodotto di questo tipo, perché una cosa è progettarlo per, non lo so, un prodotto trasformato che non respira, non ha un'azione metabolica. Questo è un prodotto vivo e che quindi continuerà a respirare per tutto il tempo. Allora, rispetto a quella che è la fisiologia post raccolta di un prodotto normale, intero, il prodotto di quarta gamma è una fisiologia di risposta andando meccanico, prevalentemente, nel senso che nel momento in cui io ho asportato foglie, ho asportato l'epidermide, nel caso in cui ho prodotto sgucciato, l'ho tagliato in pezzi, ho creato tutta una serie di danni. Questo naturalmente determina una serie di risposte. Fisica, questo vuol dire che ho tolto le barriere alla traspirazione, quindi alla perdita di acqua. Naturalmente quella famosa barriera esterna che l'imballaggio contribuirà a creare un equilibrio, per cui in realtà un prodotto tagliato all'interno dell'imballaggio non perde molto di acqua perché si arriva a una situazione di saturazione all'interno dell'imballaggio. Aumento dello scambio gassoso. E naturalmente aumento dello scambio gassoso perché tutte gli strati che in qualche modo frenano lo scambio gassoso sono stati alcune risposte sono geneticamente programmate, per cui io ho come dire, ha un'azione, una risposta quasi sempre legata poi a quello che è il metabolismo dell'etilene e naturalmente tutto questo mi va a comportare una senescenza accelerata, quindi un prodotto di quarta gamma normalmente diventa, fra virgolette, vecchio molto prima di un prodotto interno. L'approccio che noi abbiamo è diverso, cioè io quando ho a che fare con un prodotto fresco cerco di evitare danni meccanici, in questo caso invece il danno meccanico è normale. Ho uno strato epidermico che controlla come dire, i rapporti del tessuto con l'esterno, mentre in questo caso quasi sempre non ce l'ho. Cerco di ritardare la maturazione, quasi sempre quando ho a che fare per esempio con un frutto climaterico io gioco la mia conservazione su quella che si chiama vita verde, che è quell'intervallo tra la maturazione fisiologica e la maturazione di consumo. Cioè io ho un momento in cui il mio prodotto ha acquisito quella che si chiama competenza a maturare, quindi in genere è una questione proprio di comparsa di recettori per le di alcune tipologie di recettori. Da quel momento in poi io posso raccogliere perché il prodotto riesce a condurre in tempi più o meno lunghi, dipendendo dalla condizione ambientale, il processo di maturazione. Faccio il caso, non lo so, il tipico caso il kiwi, in genere il kiwi lo raccolgo a 50-60 newton, più o meno 8 bricks, che è la maturazione fisiologica, che c'è la maturazione fisiologica, però in quello stadio il kiwi è molto buono da tirare addosso alle persone che arrivano. Da consumare però dobbiamo aspettare perché deve arrivare a 15 newton di durezza per poter cominciare a mangiare 12-13 bricks. Questo tempo può durare una settimana se io ci metto poco poco di etilene, ma poco, o può durare 6 mesi se io tengo fuori l'etilene, abbasso la temperatura e modifico l'atmosfera, oppure addirittura gli faccio il trattamento con un soda perpetuo che dovrebbe essere parlare di Smart Fresh, che è questo inibitore dell'azione dell'etilene, per cui possa arrivare a 6, 7, 8 mesi se ho fatto tutte le cose. Questa vita qui si chiama vita verde, cioè quel periodo di vita fra la vita verde e le banane, perché in realtà le banane rimangono verdi fino a quando le faccio maturare per così. Questo periodo di vita fondamentalmente è quello su cui io mi gioco la flessibilità nel tempo per quanto riguarda il mio mercato. Sulla quarta gamma questa cosa non ce l'ho. Il prodotto lo taglio quando ha già superato la vita verde,
per tagliarlo deve avere un prodotto già maturo per il consumo. Non ha senso tagliare un prodotto di questa gamma che non è maturo, perché in quei giorni di vita commerciale che avrò non maturerà o procederà molto poco, diciamo. Per cui devo giocare su quello che è la capacità di mantenere la qualità del prodotto già maturo, già pronto per il consumo. Nei prodotti interi io ho un approccio diverso in relazione alla gestione della letteratura, indipendente dal prodotto. Quasi sempre la convinzione è che più è bassa la temperatura, più è il prodotto. No, naturalmente stiamo parlando di temperature al di sopra del punto di congelamento, quindi al di sopra dello zero. Però in linea di massima, ad esempio, pensiamo all'uva, più è bassa la temperatura, più tempo dura il prodotto. Non è così per buona parte dei prodotti produttivi. Ci sono tutta una serie di prodotti in cui la temperatura non possiamo abbassarla più di tanto, ma al di là dei tropicali, ma c'erano tutte le solanace per esempio, o tutti i frutti maturi, tipo gli ortaggi, le zucchine, i cetrioli, eccetera, eccetera, in cui noi non possiamo abbassare la temperatura perché abbiamo una serie di problemi legati al non completamento della maturazione, quindi al blocco proprio della fase di maturazione, alla comparsa di sintomi legati alla bassa temperatura, inquinamenti, tinti, eccetera, accresciuta sensibilità ai marciumi, quindi per quei prodotti io devo stare intorno ai 10, 12, 8, 7, dipende dai prodotti. Per la pasta gamma tutto questo non esiste più. Io ho un prodotto che è già maturo, quindi diciamo non mi importa più, non ho più un problema legato alla interruzione della maturazione. E il mio obiettivo principale è quello di abbassare la temperatura, rallentare quello che è il metabolismo. Quindi non si può fare quarta gamma se non ho un controllo della temperatura. Tenere il freddo è l'aspetto più importante ed è, tra virgolette, il conservante principale. C'era un'azienda che si vantava di avere come conservante il tempo, nel senso che loro raccoglievano la mattina e il pomeriggio si vantavano di essere già sul banco del supermercato, che è un aspetto molto importante. Dipende che questo punto di vista, diciamo i chilometri non sono tantissimi, anche perché la deperibilità del prodotto è molto alta. Come dicevo prima, la caratteristica principale del prodotto di quarta gamma rispetto a tutti gli altri prodotti ad alto contenuto di servizio è il fatto che il prodotto di quarta gamma è fresco, è vivo. Nel prodotto di quarta gamma non abbiamo nella fase di processo il cosiddetto killing step, cioè non abbiamo quel trattamento che eradica completamente o in maniera molto accentuata popolazione microbica, attività enzimatica, eccetera, eccetera. Quindi ho un prodotto vivo, molto contaminato, come è normale che sia per un prodotto crudo, come è normale che sia per un prodotto fresco. Quando io mangio un qualsiasi prodotto frutticolo, ho una carica microbica che può andare a 10 alla 7, 10 alla 8. E così è il discorso del prodotto di quarta gamma. Io posso ridurre lavando bene, lavando con un sterilizzante che mi rende, come dire, sicuro che l'acqua non aggiunge invece il cotone. Posso metterci un surfattante per andare a diminuire la tensione superficiale e fare in modo che l'acqua vada anche nelle pieghe dove normalmente non arriva. Ma riduco di 2 cicli, riduco del 99%, che non è poco, ma quello che rimane è ancora molto. Io normalmente in un prodotto buono di quarta gamma ho una popolazione microbica intorno a 10 alla 4, 10 alla 5 unità formanti colori per grammo di prodotto. Non so se vi ricordate la trasmissione delle Iene, sì, in cui mettevano, come dire, in berlina i prodotti di quarta gamma dicendo che in una busta di insalata ci sono tanti batteri quanto stanno sul calzino sporco, che è vero, però le probabilità che nelle buste di insalata ci siano gli stessi microorganismi che stanno sul calzino sporco sono molto 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 remote. I microorganismi di per sé non sono un problema, sono alcuni microorganismi. Naturalmente quei microorganismi sono un problema per tutti i prodotti crudi, non solo per l'insalata. Cioè ogni volta che mangio l'insalata
di prima gamma, quindi comprate al mercato, mi lavo io, eccetera, poi esattamente gli stessi problemi. L'unica cosa che non sono sicuro, quanti di voi sanitizzano tutti i giorni il lavandino? Quasi la maggior parte delle imprese che lavorano con quarta gamma, la sanitizzazione la mattina presto o la notte del giorno precedente è una cosa che si fa sempre. Quindi diciamo da questo punto di vista alcune garanzie potrebbero essere. Vabbè, questo più o meno l'abbiamo detto, abbiamo un prodotto che è costituito da cellule viventi, quindi metabolizzano, hanno shelf life che sono questione, che è una questione di giorni. Quando abbiamo una degradazione fra i sintomi, naturalmente abbiamo una perdita di turgore, cambiamento di colore, quasi sempre problema fondamentale è l'imbrunimento. Il prodotto tende ad imbrunire perché i componenti fenolici si ossidano, la trasparente diventano bruna. Ingiallimento nel caso in cui sono prodotti a foglia, per cui la clorofilla che si distrugge. Traslucenza nel caso di alcuni prodotti, soprattutto quelli a base di frutta, per cui ho un riversamento di liquidi negli spazi intercellulari, per cui si ha questo aspetto acquoso, diciamo, traslucido. In alcuni casi crescita di tessuti, cipolle tagliate, porri, ho visto porri che sono cresciuti nel giro di 48 ore, tanto da spaccare la busca e quindi uscire fuori dal vassoio, perché sono adesso in attiva crescita. Questo è un famoso diagramma di Mike Solvay, che tra l'altro è stato mio professore quando ero giovane, che ipotizza quello che accade nel momento in cui ho un'azione di danno meccanico su di esso, a cui segue un segnale che al momento non è stato ancora identificato, cioè una possibile molecola che in qualche modo dia l'allarme. Però la cosa, bella è che se io taglio e lavo subito, ho una riduzione di questo segnale e riduco i sintomi. Cioè tutto quello che accade a catena in seguito alla sostituzione viene in qualche modo ritardato o rallentato. E questo dimostra che c'è una componente posso rimuovere subito e la cosa avviene in maniera più lenta. Naturalmente questo segnale agisce su questi quattro fronti che sono molto, come dire, interconnessi tra loro. Respirazione, aumento di attività respiratoria, per cui dopo vi faccio vedere qualche esempio. Un prodotto tagliato respira molto di più di un prodotto non tagliato e l'entità di taglio è proporzionale all'aumento. Naturalmente questo poi comporta tutta una serie di fatti che possono poi in qualche modo influire sugli aspetti organolettici, sul valore nutrizionale, eccetera, eccetera. Etilene, e tutti voi conoscete il ruolo dell'etilene sui tessuti vegetali, stimolo dei processi di maturazione o di senescenza, non dobbiamo fare con tessuti non primaterici. Tutto questo spesso comporta perdita di consistenza, soprattutto quando ha a che fare con tessuti di frutto tagliato. Un aspetto molto importante è l'effetto del taglio sul metabolismo fenolico. Noi abbiamo da un lato la stimolazione della PAL e quindi l'aumento di composti fenolici. Questo avviene in lattuga in maniera molto... cioè la lattuga ha un contenuto di composti fenolici molto basso. Nel momento in cui taglio... l'aumento di composti fenolici crea un potenziale substrato per l'ossidazione. Questo non c'è bisogno nemmeno di tagliare. Se io conservo la lattuga intatta in un ambiente in cui c'è un prodotto che produce etilene, tipo le mele, i pomodori, eccetera, io ho una sintomatologia che si chiama asset spotting o maculatura ruginosa, che sono delle macchie rosse prodotte perché l'etilene stimola la fenilammoniliasi che assorbe nel ciclo di produzione dei composti fenolici e quindi ho questa fisiopatia legata alla presenza di etilene. L'altro aspetto del metabolismo fenolico è lo stimolo della polifenolsidasi.
In una cellula normale gli enzimi ossidativi e i substrati sono separati dalle membrane. Quindi se la cellula è a posto, non ho grandi contatti, se non quando poi, come dire, il tessuto diventa senescente e si perde la compartimentazione. Nel momento in cui abbiamo un tabù meccanico, i due componenti vengono a contatto e quindi ho un'ossidazione e i composti fenolici diventano tabuni, per cui io poi alla fine ho un problema. Per alcuni tessuti, per esempio, un altro aspetto legato al metabolismo fenolico è l'aumento della fibrosità legata all'aumento di controdelinia. Per cui alcuni prodotti, tipo fusti, per esempio i bastoncini di sedano, ma anche pezzi di carota, eccetera, in cui la lignina tende ad aumentare, se c'è danno meccanico, quindi etilene, e quindi metabolismo fenolico influenzato, ho un aumento della fibrosità. Per cui io nel giro di pochi giorni posso avere un prodotto che prima è tenero e poi diventa fibroso e sgradevole. L'altro aspetto è legato poi alla possibilità di creare cicatrici sulle superfici di taglio. Questo è un argomento che anche viene stimolato, però in realtà se io sono in regime di bassa temperatura non sono mai in grado di come dire, avere un tessuto cicatriziale efficiente, perché la temperatura è bassa e quindi si forma in maniera molto ma molto lenta, quindi da questo punto di vista non ho granché. Questa è una fragola tagliata in quarti, tagliata in sedicesimi, tagliata in 64esimi, c'è uno studente che gioca questo lavoro, 128 pezzi da una fragola, e poi c'è chopped nel senso fatto. Guardate questo discorso qui sull'attività respiratoria, che è una cosa molto interessante. Molti lavori si fermano qui, più o meno. Dove sta? Si fermano più o meno qui. Cioè, l'attività respiratoria è il prodotto intero. Tagliato, aumenta, aumenta, quando il danno comincia a essere troppo diminuisce. Un prodotto molto danneggiato ha un'attività respiratoria molto bassa, e questo era un lavoro che per noi era preliminare, perché l'idea in questo caso era quella degli smoothie, cioè di passare di frutta da conservare fresche, cioè l'approccio era una smoothie e una quarta gamma molto tagliata, diciamo. Però c'è questa differenza, che uno smoothie respira molto poco, e quindi quando io lo vado a mettere un imballaggio, una bottiglia, in qualche modo con una barriera, non ha le problematiche di un prodotto che respira, o almeno un prodotto che respira molto poco, e quindi io posso, come dire, prevedere barriere molto diverse, anche meno complicate rispetto a quelle che sono le barriere che devo prevedere nel prodotto che respiriamo. Vedete la variazione per esempio in acido ascorbico? Qui c'ho il tempo zero dopo il taglio e dopo due giorni. Vedete il controllo di acido di ascorbico, quindi nella forma ossidale che va via via aumentando. La vitamina C in questo caso non c'ha grandi variazioni. Per cui io, nonostante il danno, il come dire, componenti di valore biologico della vitamina C non variano. Vedete invece il contenuto in fenoli. Frutto intero 294-323, quasi il 50% di aumento legato al danno meccanico. Quindi se io vado a vedere l'attività antiossidante totale, passo da 590 a 627. Qui c'è una componente che è la riduzione da parte dell'acido ascorbico, ma ho un aumento dei fenoli. Per cui l'attività antiossidante totale, nonostante il danno, non è diminuita. Naturalmente l'altro problema che ho è legato alla microflora degenerativa. Un tessuto senza barriere è molto più suscettibile a quello che può essere un attacco da parte di un microorganismo. Per cui anche qui creare il freddo e soprattutto l'atmosfera corretta all'interno dello spazio di testa aiuta per bloccare.
Naturalmente tutte queste problematiche qui fanno di un prodotto tagliato un substrato stimolante per misurarsi, per cercare di ottenere risultati, perché è una cosa che cambia velocemente e che impone interventi tempestivi. Giusto per darvi un'idea, il mercato italiano della quarta gamma è uno tra i più grossi a livello europeo. Diciamo che al di là, un approccio potrebbe essere quello che siamo faticati. C'è anche un altro aspetto: noi in genere siamo grandi consumatori comunque di ortofrutta, per cui nel momento in cui i consumi di ortofrutta calano, perché i consumi di ortofrutta sono calati, sono ricominciati ad aumentare nel momento in cui è stato disponibile l'ortofrutta a tutto il servizio. Per cui l'unico segmento che negli ultimi 10 anni faceva aumentare i consumi di ortofrutta era questo. E questo da un lato ce la pensate. Però guardate una cosa, questo è il mercato dell'Unione Europea, questo è il mercato degli Stati Uniti. Siamo a praterie di mercato. Gli Stati Uniti fanno il 60% della produzione dell'Unione Europea. Diciamo che a parità di consumatori avremmo ancora tanto mercato da conquistare. In Europa quello che funziona ancora poco in questo mercato è il food service, la maggior parte del prodotto a servizio si vende attraverso il supermercato. Manca ancora molto la catena della ristorazione, che è una catena. Volevo entrare in quello che è un diagramma tipico di lavorazione. E all'interno di questo, con la scusa di questo, raccontarvi qualcosa delle cose che si fanno da questo punto di vista, con quell'obiettivo sempre di migliorare. Normalmente un ciclo di preparazione per la quarta gamma è molto semplice, questo sembra molto complicato, però in realtà prevede tutta una serie di ipotesi, opzioni, eccetera, però in realtà un prodotto di quarta gamma si lava, si taglia, si lava di nuovo eventualmente, oppure si lava dopo per il prodotto, si asciuga, si confeziona e quello è. Poi, a seconda se è un frutto, se è un ortaggio a foglie, se è un ortaggio a frutto, se è un tubo, eccetera, se hanno tutte queste combinazioni possibili. Un aspetto importante è questo, che dalla raccolta al ricevimento e dovrebbe già instaurarsi la catena del freddo, ma una volta ricevuto la catena del freddo non si interrompe più, o non dovrebbe interrompersi. Questo è un aspetto critico, in alcuni paesi un po' più risolto, in altri paesi un po' meno risolto, però la catena del freddo è l'essenza dei prodotti deperibili e quindi anche di questi. L'altro aspetto è questo: tra il ricevimento e l'inizio della lavorazione c'è solo uno stoccaggio temporaneo, nel senso che l'ideale sarebbe nessuno stoccaggio, poi arriva e si processa. Spesso è necessario, soprattutto nei periodi produzione, piccoli di produzione, avere stoccaggio, ma i stoccaggi sono sempre molto limitati, soprattutto quando abbiamo a che fare con salato. Se stiamo parlando di frutta, la cosa può cambiare molto. Se io devo lavorare le mele tutto l'anno, quasi sempre lavoro con per mesi, chiaro, quindi i due cicli possono essere molto ma molto diversi. Naturalmente spesso quando si parla di quarta gamma si parla di insalate, che in Italia sono l'80% del mercato, e quindi tutto il discorso legato alla raccolta, legato all'uso di appestamenti protetti, all'uso di meccanizzazione è molto sviluppato. Sulle insalate noi abbiamo varietà selezionate per quello e abbiamo un prodotto che si produce per quello. Sulla frutta si utilizza quello che c'è in giro, quasi, tranne qualche evento particolare, per cui la raccolta quasi sempre, quando abbiamo a che fare con baby leaf soprattutto, avviene in maniera meccanica integrale, per taglio o per
sradicamento, è il caso del sradicamento. C'è molto, come sapete, di fuorisuolo, che comincia ad aumentare. Fra l'altro, volenti o non volenti, anche qui si va verso il discorso del vertical farming, per cui aumentare il benessere dell'intera produzione. E quindi, molto spesso, le macchine da raccolta sono macchine da banco. Si fanno alzare i vassoi e si fa là. Invece che far muovere la macchina, si fa muovere. Alcune di queste macchine sono disponibili anche per piano campo, soprattutto negli Stati Uniti la maggior parte delle baby leaf, quelle che loro chiamano spring mix, avviene in piano campo e quindi quelle macchine lì, nelle dovute proporzioni, per esempio proprio copiate dalle macchine della Hortec italiana, lavorano anche in piano campo, quindi raccolgono direttamente sia baby leaf che alibi. L'altro aspetto peculiare della situazione per esempio in California è che loro fanno, nel caso delle degli ortaggi a cespo adulto, la detoccia da in campo, nel senso che una linea da debilizio, una linea da adulta si differenzia per una cosa fondamentale: il debilizio va direttamente in vasca, l'adulta invece ha una prima operazione di detorsolatura, come dire, sfogliatura e detorsolatura, poi va in taglierina e poi va in vasca. Però c'è un primo intervento di umani. E se li preferiscono togliere questa parte qui e andare direttamente, per cui l'operazione di sfondatura e detorsolatura avviene in campo, dove l'operaio viene pagato, diciamo, ha una paga inferiore rispetto a quella dello stabilimento. Per cui praticamente quello che avviene è che le agevolazioni di raccolta in realtà hanno anche un'agevolazione di trimming iniziale, per cui vedete l'operatore prende, toglie il torsolo, mette sul nastro che poi andrà nei bin direttamente. Questo è il prodotto che poi viene portato in stabilimento. E a quel punto non c'è più nessun controllo, se non quello di macchine, che poi vedremo, e quindi praticamente da lì va la taglierina, la lavatrice, eccetera, eccetera. Un aspetto importante è questo di selezione e controllo. Negli stabilimenti italiani questa è la fase di valutazione del prodotto d'ingresso, cioè il prodotto arriva, normalmente si prendono un po' di foglie, un po' di cesti, dipende dal prodotto, dalle varie casse del bancario. Il bancario in genere è l'unità elementare e l'operatore le sparpaglia e le conta e le valuta uno per uno. Naturalmente separa quelle con difetti da quelle normali, quelle con difetti, e si segna il tipo di difetto perché il difetto può essere più o meno grave in relazione, quindi si dà un peso diverso. Alla fine dal foglio di ricevimento di quel lotto c'è un punteggio finale che è il valore di quel bancario. Naturalmente con tutte quelle che sono le problematiche e i vantaggi dell'operatore umano. Quello che stiamo cercando di fare invece è sostituire un sistema di visione artificiale in maniera tale da separare la contingenza dell'operatore umano, quindi la soggettività della valutazione, da un sistema di misura artificiale che è quello che poi funzionerà anche dopo sulla rimozione degli orchestrali, quello che funziona normalmente in tutte le industrie legate alla selezione e calibratura dell'ortofrutta interna. In questo caso però, oltre a fare un discorso di riconoscimento del normale al difettato, c'è anche un problema di riconoscimento del tipo di difetto, dare poi un valore diverso in relazione alla partita. L'altro aspetto importante di questa fase di valutazione è quello di riuscire a ottenere maggiori informazioni possibili su quella che è la storia del prodotto. No? Poi sappiamo anche da quella slide, dall'esperienza di tutti, che se io ho una zucchina
sulla qualità di queste zucchine hanno giocato la varietà, hanno giocato le tecniche locali, il tipo di raccolta, la maturazione della raccolta, il tempo che è passato, quindi c'è tutta una storia di queste zucchine che ha fatto sì che la zucchina sia così. Fosse cambiato qualcosa prima, probabilmente avrebbe una zucchina leggermente diversa. Okay? È possibile avere la storia di questa zucchina semplicemente, in questo caso, acquisendo immagini dalla zucchina. Naturalmente c'è tutta una letteratura che riguarda la possibilità di stimare la composizione andando ad analizzare gli spettri di assorbimento o di riflettanza, eccetera, in una zona della luce che è vicino infrarosso. Vicino infrarosso riesce in qualche modo a entrare nei primi millimetri di tessuto, interagire con la composizione e quindi in termini poi di risultato finale ho una modifica dello spettro che dipende da quello che ha incontrato, per cui si è incontrato molta acqua, poca acqua, più zuccheri, meno zuccheri, eccetera. Praticamente c'è letteratura disponibile sul fatto che io riesco a stimare attraverso semplicemente una telecamera zuccheri, ma anche quei fenoli, anche la vitamina. Okay. Se io non sono interessato a questo, che in realtà è una cosa che mi interessa molto, ma riesco a creare dei pattern per cui posso separare un prodotto che ha avuto una certa storia da un prodotto che ha avuto un'altra storia, indipendentemente da quella che è la composizione, ma per quello che è l'impatto sull'emissione di spettri. Vi faccio un esempio molto... Naturalmente questa a che serve? Serve per dare valore al prodotto, cioè se io posso dire questo prodotto prima di essere trasformato è stato conservato 5 mesi, quest'altro invece è stato conservato 10 giorni, riesco a separare un prodotto che ha un certo valore da un prodotto che ha un altro valore. Se io riesco a dire questo prodotto è stato coltivato con l'uso di pesticidi, questo prodotto è stato coltivato senza l'uso dei pesticidi, indipendentemente dalle carte, posso dare un valore diverso al prodotto. Naturalmente prima vi parlavo di predizione o di stima dei componenti, in questo caso per esempio io riesco ad avere una buona stima dell'attività tossidante senza andare a fare l'analisi, per cui io posso dire questo prodotto ha una alta attività tossidante, questo prodotto ha una bassa attività tossidante, e questo ripeto è una cosa che ormai si fa in maniera molto diffusa, non molti laboratori nel mondo riescono a fare. Questo invece è un altro approccio, attraverso la lettura dello spettro, non in un punto ma su tutta la superficie, in questo caso si parla dell'ottenimento di immagini iperspettrali, cioè io ho una scansione e un risultato per ogni lunghezza d'onda, quindi ho un sovrapporsi di immagini, ognuna su una lunghezza d'onda diversa, e quindi ho una miriade di dati su cui posso fare elaborazione. Io riesco a fare per esempio mapping di composizione, cioè dove stanno alcune cose e dove non stanno alcune cose, in questo caso dove stanno gli zuccheri e dove non stanno, c'è cioè bisogno di immagini spettrali per dirmelo, però posso farlo per tutti i componenti e quindi posso, come dire, avere un'idea del tessuto che sto lavorando e cosa c'è nel tessuto che sto lavorando. Differenziazione varietale, soprattutto quando tendono a confondersi, e quindi posso dire questa è una varietà, questa è una. Sono molte contenziosi, per esempio, legate all'uso di prima vedevamo, per esempio, la collega Longa, sono molte contenziose legate a che stai usando, che non stai usando. Per caso non è una varietà, è un aspetto legato a una tipologia di produzione, un territorio, eccetera. Ma indipendentemente da quella che è la causa di variazione, nel questo caso non mi interessa la causa di variazione, ma mi interessa che riesco a differenziare una di quelle due cose da un'altra. E data la moralità di che ho a disposizione, un algoritmo per differenziare la cosa, in funzione della lunghezza della conservazione, io ho 40 cacciole, per cui sono stati un giorno in frigo, altri 3 giorni in frigo, altri 5 giorni in frigo, magari sono stati anche bene, per cui non ho grandi
o dopo la raccolta commerciale, quindi in relazione alla maturità, per virgolette, della raccolta. Tecnica culturale, fragole tenute convenzionali, fragole tenute con un biologico, come dire, a basso impatto, fragole tenute da un biologico convenzionalizzato, diciamo, all'impatto non estremamente basso, riesca ad avere una separazione quasi del 98%, cioè su 100 frutti commettono un errore soltanto di 2 frutti. Indipendentemente dalle carte, da quello che vengono le carte. E qui non è una questione di normativa. Biologiche sono queste, biologiche sono queste. Però sono state coltivate tecnologicamente. E quindi io riesco a trovare un algoritmo che riesca a differenziarmi. E noi abbiamo in dobbiamo cercare di valorizzare il mercato del lavoro, potendo vendere il segno. È chiaro, cioè la disponibilità parte dal risultato all'industrializzazione. Noi sappiamo come fare. Bisogna industrializzare il sistema. E quando abbiamo i diversi risultati? Eliminare alcuni porchi strani, soprattutto tutti quelli che vanno
vanno a fondo, o tutti quelli che leggere che sono più piccoli di alcuni filtri rotativi. E naturalmente se laviamo l'acqua fredda passiamo la temperatura, quindi manteniamo la temperatura. Sono tutta una serie di impianti che riescono in maniera, a fare il lavoro in maniera molto efficiente. Normalmente in un diagramma di produzione di insalate si hanno tre lavaggi, ovvero due lavaggi e un risciacquo. Nei primi due lavaggi l'acqua ha un sedimentante, in maniera tale da abbassare la carica di quindi non ha un'entrata. Normalmente si usa tipo quello che intuisco, io come spesso dico. Sono diverse innovazioni in termini di lavaggio. L'uso del cloro è una delle problematiche aperte nel campo delle insalate. Il cloro è molto efficace, ha un costo molto basso, è uno spettro d'azione molto ampio. Lo ionico cloroso, che è diciamo, il principio attivo, reagisce con la componente organica e forma prodotti di degradazione potenzialmente cancerogeni. E quindi questo è uno degli aspetti. Molti paesi, soprattutto in Europa, hanno vietato l'uso del cloro. Il cloro è in forma di cloro. In Italia continua a usarsi anche in Inghilterra, negli Stati Uniti, anche in Spagna. In realtà noi ogni volta che abbiamo cercato prodotti di degradazione sulle insalate, sia subito dopo il confezionamento che durante la conservazione, non abbiamo fatto nulla. La questione è che questo è un potenziale rischio. La concentrazione di prodotti di degradazione di forma è molto bassa. L'operazione di sciacquo finale con l'acqua non colorata va lontana quasi tutto, per cui è un potenziale rischio di cui però in realtà non si trova mai. Però sono disponibili sul mercato tutta una serie di alternative, a cominciare dall'acido perossido acetico, che a tutti gli effetti funziona come ipoclorito, non ha prodotti di degradazione, costa 7-8 volte di più, diciamo, tutto sommato, ma non è un grande problema. Negli ultimi tempi si parla molto anche di acqua ozonica, con l'uso di ozono disciolto nell'acqua. Molto efficace. Il problema dell'ozono è che siccome scompare, se non lascia residui, non ha effetto residuo, mentre il ionico cloroso per un po' di ore rimane efficace, mentre l'ozono fondamentalmente però ci sono anche componenti come gli oli essenziali eccetera eccetera non utilizzati in termini commerciali. L'aspetto importante è l'asciugatura. Noi quando mettiamo un prodotto con la busta non deve avere acqua a bordo, diciamo, perché avere acqua liquida nella busta normalmente non è un buon segno. È difficile togliere tutta l'acqua che è stata sul prodotto durante il lavaggio e il risciacquo. Normalmente sono ammessi diciamo, livelli di asciugatura che vanno intorno al di sotto del 5% di come dire, guadagno in peso. Sotto andiamo meglio è, e da questo punto di vista le centrifughe funzionano molto bene, però fanno danno alle foglie, soprattutto se tratta di bevande. I tunnel di asciugatura che sono aria forzata praticamente vanno meglio, nel senso che non fanno danno, però sono più lenti, più ingombranti, eccetera. La frutta in genere non si asciuga, anche perché una volta tagliata non la metto più in acqua, perché sennò diventerebbe un problema. No, in genere la frutta si lava prima, poi una volta pelata e tagliata la porto direttamente. A meno che non devo fare un trattamento in genere a fase di caucio per rendere le membrane più forti in maniera tale da mantenere la consistenza. In quel caso poi devo asciugare. Tipo gli anguri guardare una volta che sale. Le angurie proprio non devo mai. Le angurie hanno un grosso vantaggio da un trattamento preliminare con Smart Fresh, perché l'inibizione dell'azione del nitrato, il taglio cambia totalmente la faccia della fetta di anguria tagliando. Poi ci sono delle aziende che mettono dei filtri, tipo l'anguria, melone, mettono un pad sotto per raccogliere il succo. Sì. Questa è una cosa che si fa, però in genere consumatore non gli piace mai vedere niente. Sì, ripeto, una cosa possibile, spesso in quel pub si può mettere anche altro, diciamo, che aiuta in termini, come dire, se tu vuoi avere per esempio un
un livello di CO2 molto elevato subito aggiungi qualcosa che fa però l'impressione è che il consumatore dentro alla confezione vuole vedere solo frutta, qualsiasi cosa che vede non si fida e io non mi fiderei, diciamo, da questo punto di vista. Per cui, vabbè, questo è un altro aspetto che stavamo vedendo, ma insomma andiamo un po' abbastanza avanti. Un aspetto importante è la rimozione delle corpe sane, cioè soprattutto sulle bevande per cui non c'è un controllo iniziale da parte degli umani, diciamo, che in qualche modo tornano qua. Io rovescio le cassette, rovescio giù e tutto quello che c'è in termini di essenze diverse da quello che ho devo mettere in busta, pietre, terreno, lucertole, lumachine, eccetera, eccetera, va tutto. Naturalmente, ripeto, come dicevo prima, tutto ciò che è più pesante va a fondo nelle due vasche, tutto ciò che è più leggero ma è più piccolo di alcuni fuori che stanno nei filtri vengono rimossi, eccetera. O la probabilità che comunque alla fine, prima dell'imballaggio, possa avere ancora qualcos'altro, che in genere galleggia con le foglie ed è più grande dei fori. E quindi devo in qualche modo eliminarlo. E perché poi spesso queste cose qua possono essere lumache, possono essere insetti, soprattutto insetti di grande dimensione, possono essere lucertole, ranocchi, in altri casi, insomma. Anche qui le macchine di tipo ottico funzionano benissimo. Le macchine attualmente disponibili hanno in genere tre livelli di sensori, per cui vanno dall'immagine visibile, quindi con telecamere convenzionali, telecamere di infrarosso per dire anche la composizione, e sensore di fluorescenza per vedere quando c'è clorofilo e quando non c'è clorofilo. E l'incrocio di queste tre informazioni danno praticamente un risultato. Io credo che le lamentele per corpi strani ritrovate nelle buste in salata sono una su, non mi ricordo quanti milioni di buste, quindi diciamo il risultato è molto buono. Considerando il fatto che tutto questo avviene a velocità molto elevata. Io ho normalmente un nastro che trasporta, non lo so, la rugola, e la trasporta con uno spessore di questa dimensione. Quello che deve avere poi è il passaggio da una fase alla rinchiusa a una fase a stato unico, per cui io ho questo attraverso il letto fluido e l'aumento della velocità del nastro che ricevo, per cui io rotto che salta, viene galleggiato con un letto crudo e poi c'è un nastro ad altissima velocità che fa in modo che il prodotto atterra in uno stato unico. Questo passa sotto i sensori e a quella velocità, una volta rilevato il corpo estraneo, quindi praticamente rileva l'immagine, applica gli algoritmi di separazione e dire questo è e questo non è. Se trova quello che è, c'è un attuatore che normalmente è un getto d'aria che si riporta, o meglio, riceve l'informazione di dove era quel nastro, gira e spara e toglie il nastro. O nelle cose, diciamo, piccole c'è proprio un battitore che lo toglie. Se qualsiasi di quelle cose che i sensori hanno riconosciuto ricorda qualcosa che si muove, si blocca tutto, perché il problema fondamentale è che se in quella frazione di secondo la lucertolina si è mossa, diciamo è abbastanza perché ha fatto il bagno, però se si muove c'è il rischio che poi non lo prende o che è troppo grande perché c'è il lì. Per cui quando riconosce qualcosa di qualcosa che si muove blocca tutto. Sono gioielli, diciamo. La cosa buona è che è un'azienda italiana, vende macchine, credo che abbia venduto 1200 macchine in tutto il mondo. Ritec si chiama, lo dico perché ci paga anche una borsa di studio, quel lavoro sul riconoscimento del vetro sta avendo attraverso una borsa. Io credo di aver finito dal punto di vista del tempo. Volevo passare alla fase di packaging, ma credo di non aver finito. Sì, no, va bene così. No, preferisco fare un'altra cosa.